Ce l'abbiamo fatta, alla finale ce l'abbiamo fatta. Intanto grazie per averci regalato questa apertura, che poi è tratta da una pièce teatrale musicale molto particolare, Scugnizzi, toccante, particolare, bella. Toccante perché comunque parla di un tema di attualità, quindi comunque tratta della strada, quindi dei problemi che ci sono in strada, dei problemi, dei conflitti. Quindi tra la buona e la cattiva vita che poi diciamo si sviluppa così. Intorno a un nucleo particolare come la strada. Sì. Siamo riusciti ad ascoltare te, Lorenzo Valeriani, ancora no, ma mai dire mai nella mai vita. Mai dire mai. Però tu sei stata di parola, ce l'avevi promesso e almeno per la finale di prova ce l'abbiamo ascoltata. Sì, anche perché poi i ragazzi hanno sempre avuto il giudizio, no? E alla fine anch'io, guarda, sto tremando perché comunque c'è sempre l'emozione ogni volta un che... Un palco è un palco, non è mica il balcone del condominio e canti qualcosa così. Sì, no. Poi comunque ho avuto un maestro importante nella mia vita che è Nico Di Crescenzo, che anche tu conosci, infatti. Quindi abbiamo scelto questa canzone un po' in comune accordo. Lui ha sempre avuto una bella sensibilità nelle scelte, sì. Tra l'altro è sempre impegnatissimo in teatro, sta avendo ottimi risultati anche lui nel suo lavoro, quindi speriamo di averlo presto anche con noi. Quando avrà un attimo di tempo siamo contenti. Sì, diciamo che tutto quest'anno starà impegnato, quindi vediamo. Bene, va benissimo, sì. Tournée nazionale va benissimo. Sì. Io ti metto al lavoro anche stasera. Va bene, intanto, vado. D'accordo, il microfono questo lo tengo, va benissimo, okay, perfetto. Okay. A posto. Anna Rosa Solinas, una delle nostre presenze fisse in questa sesta edizione di Provaci, e insieme a lei come presenza fissa, chi ha seguito tutta la fase, tutta la parabola del programma, cioè Lorenzo Valeriani, conduttore di Gradinata su Rete 8 Sport. Buonasera a te e ai tantissimi ospiti, un in bocca al lupo ai cantanti e alle cantanti. Poi c'è un aneddoto sulla canzone di Anna Rosa, dovevo farla io, ma per problemi di voce ho lasciato spazio a lei. Lo so, mi ed è stata conto, anche quella diciamola, una scelta giusta, okay. Diciamola tutta. Diciamola, no? Poi okay. Abbiamo whatsappato e abbiamo scelto, vabbè dai. In comune accordo. E io ci credo, come no, tutti ci crediamo, va bene così. Davvero. Lorenzo ha promesso che prima o poi con Anna Rosa avrebbero duettato, io ancora sto lì ad aspettare, vabbè prima o poi faremo qualcosa, magari facciamo anche ballando. No, facciamo quest'estate così ci alleniamo un po', mi alleno un po' e... Raggiungo Anna Rosa, davvero. Onorato di essere seduto qui a fianco a lei durante queste settimane, stasera ancora più importante perché è la finale, ma ha certificato la sua bravura e adesso mi sento un po' in imbarazzo. Bravissimo. Devi scegliere qualcosa che ti porti... però è dura, vediamo. Dai, allora, vediamo, intanto pensateci, perché siete in ottima compagnia questa sera. Al tuo fianco rivedo con piacere Laura Surricchio, cantante lirica e non soltanto, docente Buonasera di canto. Buonasera. Sei venuta a trovarci anche la settimana scorsa con qualche tuo giovanissimo allievo e ci hai raccontato, però dovresti anche portarci un reportage, questa è una promessa. Assolutamente, per tornare sì. A trovarci, quello che è stato un bellissimo successo della scorsa estate a Kiev, concorso alla 30ª edizione, il Victoria, giusto? Sì. In cui era l'unica italiana. L'unica, su 30 partecipanti. Non dico ovviamente perché spesso noi italiani siamo un po' in soggezione quando andiamo a cantare in Russia con le voci orientali o gli zigomi slovacchi piuttosto che di etnia nord euro-est Europa, e invece tu hai vinto. Ma per questo noi italiani siamo, diciamo, i migliori musicalmente, diciamo così, per essere cantanti lirici, perché comunque l'opera è nata in Italia. Tutti i grandi, adesso vedo anche che c'è un mio collega. Sono pienamente d'accordo, perché anche io, cantante lirico, tenore, e sono d'accordissimo con la mia collega. Infatti abbiamo un valore che è appunto la musica e lo dobbiamo portare, un dono che portiamo ovunque. Non dobbiamo sottovalutarlo, come a volte diamo troppo per scontato. Infatti sono d'accordissimo. Fatti presentare Finagu Manco. Grazie. Come vedete, bravo cantante lirico, lui prende la scena. Grazie. Ma è così, cioè noi quando studiavamo in conservatorio, arte scenica era uno spasso, perché si insegnano tante cose, ma come imparano i cantanti, ragazzi? Non impara nessuno. L'arte scenica è un mondo, una scuola di vita. E in mezzo ai due cantanti lirici, Daniele Valentini, che è il nostro difficoltà. Decano. No, che difficoltà, fermo lì.
Lui canta per passione, ovviamente, è un autore, un disegnatore, è stato il nostro caricaturista di fiducia per tutta la prima fase del programma ed è tornato a trovarci questa sera per regalarci una delle sue oneste fiabe, che poi vedremo comunque con un po' di biografia del tuo lavoro. Sì, buonasera a tutti intanto, saluto tutti. Pensavi di averla scampata fino alla finale? Sì, speravo. Invece no. No, assolutamente, onoratissimo. Io ti ringrazio perché sei in giuria anche in questa finale, lo scorso anno hai lavorato con noi, ma d'altra parte conosci il programma da diversi anni, hai visto diverse evoluzioni e i concorrenti, grazie al tuo lavoro anche di ritrattista, li segui durante le prove, durante il soundcheck, durante l'esibizione, quindi cogli tante sfumature. Li seguo anche nell'età che avanza, perché ho fatto ritratto delle persone che poi sono cresciute. È vero. Sono venute qua diciottenni, adesso hanno 25, 26 anni. Sì, perché ci sono stati anche uomini. I riprovaci negli anni. Un finalista di un paio di edizioni fa è tornato 28enne, aveva partecipato che aveva 19 anni la prima volta, quindi si vede un cambiamento reale. Intanto grazie a tutti voi e buon lavoro, avete le vostre cartelline che contengono il foglio con la griglia per i voti. Anche in questa finale della sesta edizione di Provaci, i giurati voteranno con voti da 0 a 10 su quattro parametri che sono poi sempre gli stessi, quindi abilità tecnica, doti naturali, presenza scenica e originalità, ma non ci sono le lavagnette da voltare per il voto palese, avete la griglia che potete valutare con calma, perché essendo una finale ci prendiamo qualche minuto per considerare il lavoro globale che faranno i nostri quattro finalisti. Io, oltre a voi che ho già presentato qui sul palco, sono contentissima di avere in platea anche dei nostri ospiti e vorrei partire da Riccardo Pomponio, che è stato il nostro vincitore della quinta edizione. Fa un saluto con la manina, poi ti vedremo qui sul palco. Ha vinto la quinta edizione alla veneranda età di 16 anni, ora ne ha 17, quindi ormai sei cresciutissimo, però è cambiato tanto in questo anno e ha cominciato a sviluppare anche il lavoro sulla scrittura, il teatro, poi ci racconterai qualcosa. Sei pronto, sì? Sì. Nato pronto. E con te in platea è seduto comodo per il momento un vecchio e caro amico della musica italiana, ma anche di Provaci, Tony Cocchite. Faccia quella manina così poi si è messo comodo per concentrarsi. Intanto studia il palco e poi ci farà ascoltare qualcuno dei suoi vecchi e nuovi successi, perché è una carriera lunghissima, bellissima, che continua a portarti in giro per il mondo. È quello che vorrebbero fare in tanti. Dunque, abbiamo quattro finalisti. Due sono stati vincitori delle semifinali, quindi finalisti di diritto. Una di questi quattro nomi, una ragazza, è stata la vincitrice della puntata riservata ai più votati tramite i like su Facebook, quindi una semifinale dedicata proprio ai tre ripescati. E abbiamo anche il nome a sorpresa che si aggiunge a quelli di Giacinto Ceroni, Luisa Berardi e Andromeda Imperiale, il nome ripescato da Italiandi sul magazine La Dolce Vita, che è risultato Manuela Diodoro, che non se l'aspettava, che me l'aveva appena scritto che sarebbe venuta a vedere la finale con un'amica, e invece ho detto guarda, preparati, perché appena comunicato ufficialmente il risultato, tocca a te. Non ci ha creduto per una mezz'oretta buona, secondo me, poi si è organizzata ed è arrivata velocemente. Intanto grazie a voi ragazzi. Quest'anno è una finale tutta di cantanti. Ogni anno cambia, è diverso, perché Provaci dà spazio sia ai cantanti che ad altre forme d'arte, ma in questa edizione è andata così. Tra l'altro noi abbiamo la possibilità di regalarvi tanto grazie ai nostri sponsor, grazie alla Falcone Dolciaria, grazie a Colle del Solevini, che hanno preparato degli omaggi veramente speciali per voi, e poi per il vincitore, ma anche per gli altri finalisti, ci saranno delle sorprese che durante l'estate diventeranno una realtà concreta. Il meccanismo di gara, dicevo, è sempre lo stesso. Abbiamo ovviamente in aprile anche un'intervista al vincitore o alla vincitrice, quindi in bocca al lupo, date il meglio di voi, perché alla finale si azzera tutto e si riparte assolutamente da zero, quindi siete tutti alla pari in questo momento, una sola canzone a testa, e sarete voi stessi a presentarla e, se volete, a motivare il perché di questa scelta. La giuria vi ascolterà, vi ascolteremo uno dopo l'altro, eventualmente dopo potremo parlare con loro. Tutto bene signori? Tutto chiaro? Domande? Dubbi? Sembra che sia tutto a posto. Io vedo il primo concorrente già prontissimo. Se la regia mi dà l'ok, io mi faccio da parte e cominciamo a lasciare lo spazio ai nostri finalisti, perché sono loro adesso i veri protagonisti.
Giacinto Ceroni. Sono Giacinto Ceroni e canterò un brano dal titolo Say Something. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head and nothing at all. And I was stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And I would swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would have followed you. Whoa, whoa. Say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Say something. Grazie. Giacinto, la cintone verrebbe da dire. In giacca questa sera per la finale. Sì. Come ti sentivi prima di cominciare? Ma stasera un po' agitato. Un pochino? Un po'. Di solito non sono mai agitato, ti dico la sincera verità, però stasera... Beh, sarà che la finale magari ha un sapore un po' diverso, esatto. Quindi comunque sia siete arrivati a un livello piuttosto alto in questa sì. fase finale, per cui è una bella gara, devo dire. Credo che i giurati avranno filo da torcere perché i concorrenti meritano, meritano. Tu sei soddisfatto finora di te? Sì. Come mai hai scelto questo brano? Ma guarda, sinceramente non c'è una motivazione in sé per sé. Ho scelto questo brano, ho provato a reinterpretarlo visto che l'originale è un duetto e l'ho buttata là.
Ok, l'importante è che tu sia sereno. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Perfetto. Sì. Ci sentiremo poi per tutto quello che sarà okay. ancora. Intanto in bocca al lupo, io grazie. Non vedo, non leggo, non sento nulla. Grazie a tutti. Giacinto Cironi. Ma quando l'emozione c'è, poi sul palco si sente. E arriva dritta dritta anche dai nostri giurati. La prossima concorrente la vedo prontissima, anche lei è risultata vincitrice della sua puntata eliminatoria, dopodiché vincitrice della semifinale in cui gareggiava come concorrente di diritto e ora è pronta con un brano, credo che per lei abbia un significato molto particolare, ma se vorrà ce lo dirà lei stessa. Luisa Berardi. Buonasera. Sei rimasta da sola, mentre tua madre con cura smacchiava le tue lenzuola. Rimani seduta sul letto a contarti le ossa, perché non hai mai fatto i conti sul serio con te stessa. E passano i giorni lentissimi nella tua stanza, tu che hai sempre creduto di non valere abbastanza. Hai giocato così bene con te che non ti sai più trovare, trovare. Poi ti chiudi in una canzone e vorresti trovarti lontano da quella che sei. Voli lassù ed esorcizzi il dolore e fai rimanere soltanto l'amore, quello che hai per te. Che sei bella con a piccoli passi costruisci il domani con le tue piccole mani e dei sogni più grandi di te. Ti convinci pian piano che non va poi così male, per te improvvisare un sorriso è diventato normale. Ma come fai a spiegare a tuo padre che vorresti sparire? Ma come fai a guardare tua madre e continuare a mentire? Ora smetti di giocare con te, ora ti puoi ritrovare. Poi arriva una canzone per mano e ti porta dritta da te. Nel vento tu puoi scardinare il dolore
grande quello che hai per te. E chiediti scusa per esserti offesa. Chiedi perdono alla vita. Davvero chi sei? E ora sei bella di più. Te lo giuro, di più. Perché sorridi così. A grandi morsi, ora divoro la vita. Luisella di rosso vestita, no, Luisella perché è una mia cara amica musicista e avete molte cose in comune, sarà anche il nome, non lo so, avrà un'assonanza che forse dà delle empatie particolari. E tu sei sempre molto emozionata quando canti? Sempre. Molto coinvolta? Sì, io vado in un altro mondo praticamente, volo via decisamente con la musica. E hai scelto di portare un inedito, quindi sì, ho scelto di portare un inedito al di là poi della gara che ripeto è una bellissima non è una competizione, è un gioco spettacolo, al di là poi di quella che sarà la gara io volevo proprio, come dice un verso, esorcizzare qualcosa, quindi ho fatto un percorso specifico anche nella scelta dei brani per Provaci e all'inizio ho portato una canzone di De Gregori cantata da Mia Martini che era come se fosse l'inizio di quello che ho vissuto, poi c'era la Donna Cannone che è stato quella canzone che arriva e mi prende per mano, scattare qualcosa. Sì, la cura, perché la cura di mia madre per me è stata fondamentale e poi questo che è il riassunto di quello che ho fatto. Beh, hai usato veramente la musica come un'analisi di te stessa, sì, e sì, una catarsi. Sì. Ho proiettato tante cose nella musica perché ho capito che era stata lei ad aiutarmi e quindi l'ho voluta omaggiare e questo è stato un pezzo scritto anni e anni fa da me e mio fratello perché sai, fra fratelli molte volte c'è quel silenzio assenso, non si raccontano tante cose, ma anche si capiscono, molte volte non riuscivamo a dirci mangia, ho capito che non mangi, ho capito che fai delle cose. E lui mi disse, scriviamo una canzone, parlami di quello che mi vuoi parlare. E io scrissi questa canzone, lui la musicò, poi l'hanno riarrangiata i maestri Luca Lapenna e Matteo Rosetti, che ringrazio tantissimo perché hanno creato quello che volevo. E quindi... Tu sei soddisfatta di questa sera? Sì, assolutamente, sì. Sì. Bene così. Vabbè. Io ti ringrazio, Luisa. Grazie a voi, grazie. Bocca al lupo anche a te, ovviamente, Luisa Berardi. Dopo Giacinto e Luisa, che sono stati vincitori di diritto delle semifinali, in quanto già vincitori di diritto delle eliminatorie, andiamo nella fase dei ripescaggi, perché la volontà popolare in Provaci negli anni è sempre stata ascoltata e quest'anno per motivi di tempo abbiamo dovuto stringere con i like su Facebook, che onestamente non mi trovano grandissima fan, però era un mezzo veloce e immediato per avere un risultato. Da quella votazione sono venuti fuori tre nomi che hanno gareggiato in una semifinale a loro riservata e di questi tre nomi è balzato fuori quello di Andromeda Imperiale che stasera si gioca la sua finale. Molto smart. Io sono Andromeda Imperiale e questa sera ho deciso di portare su questo palco una poesia di Vasco Rossi, Anima Fragile. Thank you.
chissà dove sei. Anima fragile, che mi ascoltavi immobile. Senza ridere, e ora tu chissà dove sei. Avrai trovato amore, o come me cerchi soltanto le avventure. Non vuoi più piangere, e la vita continua anche senza di noi, che siamo lontani ormai a tutte quelle situazioni che ci univano, da tutte quelle piccole emozioni che bastavano, da tutte quelle situazioni che non tornano mai, perché col tempo cambia tutto, lo sai, e cambiamo anche noi, e cambiamo anche noi, e cambiamo anche noi, e cambiamo anche noi. La, 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 la. Andromeda, il nome di una stella. Costellazione. Costellazione, scusami, mi sarei distratta io stessa, mia figlia mi corregge spesso che lei è appassionata di cosmologia, quindi. Tu ti senti soddisfatta della tua esibizione? Agitata, tranquilla? Emozionata. Ah, beh. Tanto. Però va bene. Sì, se sì, su sì, un palco sì, ci sì, sta. Spero di sì, a me è arrivata, almeno questo è sicuro. Come mai hai scelto questo brano? L'hai scelto da sola? Sì, l'ho scelto da sola. Perché riesce a toccare tutte le corde del mio cuore, tutte. Quindi è una scelta giustissima in questo sì, caso. Infatti io... Oh, oh. Finale vibrante questa, ragazzi. Io ti ringrazio, cara. Grazie a voi. E in bocca al lupo anche a te, ovviamente. Grazie. Andromeda Imperiale. A questo punto manca da ascoltare, lo dico per chi ci segue da casa, chi si fosse messo in contatto da poco, questa è la puntata finale della sesta edizione di Provaci, siamo sempre al Teatro Polifunzionale di Pineto e pochissimi giorni fa è arrivato questo quarto nome per la finale perché era legato al tagliando sul magazine La Dolce Vita. E chi ha spedito il tagliando che era nel numero di febbraio ha scelto il nome di Manuela Diodoro. Buonasera, sono Manuela Diodoro e porterò una canzone scritta da Califano ma interpretata da Mia Martini, La nevicata del 56. Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume, la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili, poche. Allora, le canzoni alla radio, le partite allo stadio,
sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane. Tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come tu. Oh, c'era pure la luna molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è, com'è, com'è che c'era posto pure per le favole e un vetro che riluccica sembrava l'America e chi l'ha vista mai. Zitta, zitta, poi la nevicata del 56. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così. Che tempi quelli, na 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 na. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così. Che tempi quelli. Manuela Diodoro, che ancora forse non ci crede. Infatti no. Perché? Io non me l'aspettavo. Succede, il voto popolare può capitare veramente di tutto, quindi te la sei giocata comunque sia e sei ancora emozionata, si vede moltissimo dagli occhi. Moltissimo. Ti ha accompagnato qualcuno stasera? Sì, o... il ragazzo. Ah, ok, quindi guida lui. Sì, sì. Ancora un pochino agitata, Manuela. Sei contenta di come... Sì, poteva andare meglio, però... Può sempre andare meglio nella vita, però va bene così. Il motivo per cui hai scelto questo brano? Ho scelto questo brano perché sinceramente mi emoziona tantissimo e in più penso di avere una voce totalmente diversa da mia Martini, quindi comunque è stata una sfida più che altro per me, perché fare una canzone totalmente diversa dal tuo genere comunque è difficile. Un rischio in più durante una gara comunque sia. Io ti ringrazio, grazie. Un bocca al lupo anche a te, come agli altri, ancora non leggo un numero, un giudizio, nulla, lo vedrò dopo quando lo saprete anche voi, quindi in bocca al lupo di cuore a tutti e quattro. Crepi, grazie. Grazie a Manuela Diodoro che chiude quindi la rosa dei nostri finalisti per questa sesta edizione.
Ora i giurati si hanno appuntato e vogliono riguardare i voti e riconsiderare, perché essendo una finale un po' d'attenzione in più ce la mettiamo naturalmente. Ci sono ovviamente regali abbondanti da parte dei nostri partner, come la Falcone Dolciaria, che ha preparato una confezione gigante antidieta pre-estate, ve lo dico subito, quindi dimenticatevi la prova costume per un mesetto almeno, perché comunque sono tutti prodotti ottimi che vengono apprezzati davvero in tutto il mondo in questo periodo. E poi Colle del Sole Vini, che si è espressa ancora più in maniera più sottile rispetto al solito per queste confezioni che saranno un vostro regalo, perché ci sono delle produzioni esclusive come il Bombino, che è un bianco che loro producono in purezza in esclusivo per l'Abruzzo, quindi poi per il vincitore o la vincitrice c'è una confezione maxi di prodotti top level, ma poi li vedremo con calma. E il necessario per festeggiare c'è, ovviamente chi vincerà la corona virtuale, metaforica, perché non incoroniamo, non ci va di dare la corona di plastica, vero Riccardo? Questa cosa non ci piace assolutamente. Le corone le regaliamo sul campo, sui palchi, perché durante l'estate il vincitore sarà impegnato operativamente come un professionista, con tutto quello che questo comporta, ma naturalmente già dal galà che ci sarà a fine marzo e poi con il tour, il Rete 8 Tour Village, i finalisti saranno coinvolti insieme ad altri ospiti in diverse puntatine in giro per il nostro Abruzzo. Lorenzo già fa tristemente di sì, che l'anno scorso l'abbiamo prelevato e buttato su un palco. Quest'anno lo faremo con i cantanti, ma credo che non vedano l'ora, sinceramente. L'anno scorso c'erano anche i ballerini in finale, quindi abbiamo avuto dei chitarristi vincitori di altre edizioni, un chitarrista gypsy, un chitarrista un fingerstyle, quindi elementi diversi, e sempre ogni anno c'è qualche sorpresa. Signori giurati, qualche considerazione? Non possiamo adesso dire nulla ai concorrenti, ovviamente. Considerazioni, pareri, opinioni? Se qualcuno vuole esprimersi, altrimenti non siete obbligati. Vabbè, esordisco io, dai. Vai. Diciamo come padrone di casa, no? Perché dividiamo il palco. Sì, abbiamo pagato affitto e subaffitto di questo palco tra gradinata e provaci. Abbiamo lasciato anche la caparra per l'anno prossimo, vediamo se il sindaco pare accetta. Di sì. No? Vediamo. Vediamo che succede. No, passano i giorni, passano le settimane e il livello cresce, quindi davvero complimenti a tutti. Questa sera mi sono emozionato un po' di più per la scelta delle canzoni, a prescindere dall'esibizione, che io naturalmente rispetto ai colleghi so giudicare meno. Questo no, tu non sei un tecnico cantante, però hai a che fare con lo spettacolo in modo differente. A noi servono tutti i punti di vista possibili. Esatto, quindi sono cresciuti i quattro concorrenti sia sotto l'aspetto emozionale per quello che mi riguarda, ma anche e soprattutto sulla presenza scenica. Quindi ognuno a suo modo ha portato sul palco qualcosa di diverso. E quest'estate verranno con noi e devono pedalare e sudare, perché l'estate scorsa io ho sudato e quindi tocca anche a voi. Cosa dobbiamo dividerci un po' le goccioline di sudore. Cos'è, una vendetta? No, non è una vendetta, è il prezzo da pagare. No? Vabbè, un palco bisogna faticarselo. Prezzo simbolico. Bisogna meritarselo alla fine. Esatto, quindi davvero complimenti a tutti. E non so, io avrei consegnato quattro corone a questo punto, però bisogna darne una. Una sì, anche perché poi tutti gli altri, ormai da diversi anni lo diciamo, non c'è un primo, secondo, terzo, quarto. Uno arriva lì e poi sono tutti ex aequo alla esatto. Finale. Diventa così. I finalisti restano gli altri tre concorrenti ex aequo, cioè non abbiamo la terza, quarta, così, e quinto. Preferiamo così. Sempre così, perché bravi, sono arrivati. Bravi ancora. E sì, grazie a te per questa esperienza, un applauso grosso a te, perché la regina, non hai la corona, ma la regina sei tu. Sono allergica alle corone. Quest'estate la compriamo, dai. Ah, sì, io sto appoggiando anche all'altra, vedi, mi tolgono anche lo scettro. Ah, ecco, allora vabbè, dai, è destino. Grazie a te per aver accettato di condividere questa avventura con Anna Rosa Solinas, che è stata pazientissima quest'anno. Sì, sì, anche perché col collega qui devo essere per forza paziente. Quindi, stasera mi ha preso anche la penna che non scrive, quindi ho detto pure la penna. A me non scrive, a lui scrive la penna. Allora, a proposito di emozioni, diciamo che stai piangendo più del solito, quindi vuol dire che anche a te... Insomma, no, sì, una i finale... ragazzi stanno lasciando sì. Qualcosa. Assolutamente, per me è stata una grande lezione di vita, e soprattutto artisticamente, perché ho preso tanto da questi ragazzi e mi sono resa conto che comunque in alcune situazioni mi faccio prendere un po' dall'emozione.
Quindi grazie. Grazie a te Anna Rosa di vero cuore per tutta la disponibilità e la passione e l'onestà intellettuale e artistica che hai messo in campo. Grazie. Grande prova. Io ringrazio anche per questa sera Laura Suricca che comunque rimane con noi perché grazie poi le considerazioni le faremo anche dopo quando sveleremo i risultati che io ancora non vedo, non conosco, quindi no, sarò devo dire è proprio una bellissima, insomma, delle bellissime performance per entrambi, per tutti i ragazzi che hanno partecipato. Quindi ottime scelte anche per le canzoni, dalla più classica alla più moderna. In più abbiamo avuto anche un inedito, quindi meglio di così non poteva andare. Grazie a te Laura. Daniele Valentini, ormai veterano. Sì, io anch'io concordo con quello che hanno detto anche gli altri. Diciamo che il giudizio verte molto sulle emozioni che abbiamo provato questa sera. E quindi quello è forse il metro, diciamo, che probabilmente farà scattare una differenza. Farà scattare la differenza, sì. Proprio la dinamica dell'emozione. Sto diventando sempre più curiosa, ma mi trattengo. Finagù Manco, buttato qui in giuria sul palco, sì. Appena arrivato, ma secondo me si è trovato bene. Sì, benissimo. Volevo dire un'emozione dopo l'altra, complimenti a tutti. Te l'aspettavi? Non mi aspettavo questo livello altissimo perché ogni tanto le emozioni giocano, parlando da cantante, dei brutti scherzi, alcune volte i concorsi alto, invece sono stati eccezionali, sono stati bravissimi. Io ho ancora la pelle d'oca, veramente bravissimi, complimenti a tutti. Contenta di avervi emozionati e preparati perché tra poco dobbiamo rivivere delle emozioni insieme, quindi lo so. Ci prendiamo un piccolo spazio, un break pubblicitario, torniamo subito per raccontarci di una cosa che ci ha permesso di conoscerci e insieme a te anche tanti altri artisti. Sì, con molto piacere. Giù. Torniamo subito. That is all. Rientriamo qui sul palco dal Teatro Polifunzionale di Pineto per un momento di relax, si fa per dire, perché i concorrenti hanno fatto quello che dovevano per la loro finale, ma sono tutt'altro che rilassati, credo, in attesa di conoscere il verdetto che io stessa ancora non conosco, perché stanno ancora verificando aritmeticamente che sia tutto corretto, ma abbiamo un po' di tempo da giocare, da usare bene, raccontando di cose belle e produttive. Io ho conosciuto un paio di settimane fa, non di più, Giulia Bascelli e Finagù Manco, che è un nome insolito, ma è tutto vero, non è un nome d'arte, è un nome vero, e ho scoperto un gruppo di giovanissimi artisti, lui cantante lirico, lei già cantante lirica, nonché musicista, pianista, studentessa anche di composizione, tra le altre cose. Mi sono allargata, però ti ho lanciata il trampolino del tuo futuro professionale, perché so che è un percorso a cui tieni molto, ma insieme a voi c'erano anche tanti altri ragazzi appassionati di canto, di musica, di teatro, insieme a una neonata associazione in quel di Atri. Il 26 febbraio, domenica alle 18, c'è stato un concerto che in realtà era un vero e proprio evento tributo alla città, in modo particolare a Cecilia, a Sara e a Claudio, che sono gli atriani, ahimè, scomparsi nella tragedia di Rigopiano, insieme ad altre, tante altre persone. Atri ha risposto in maniera subitanea al disagio, al guaio, perché avete vissuto purtroppo anche situazioni difficili, muri di neve, tunnel scavati da porta a porta per poter muoversi. Diciamo che da una parte anche noi abbiamo vissuto una situazione molto precaria, in quanto non avevamo né luce né acqua, ed era una situazione veramente ostica per noi. Infatti noi non eravamo all'inizio nemmeno a conoscenza della gravità della situazione di Rigopiano. Poi successivamente ci sono arrivate purtroppo queste tragiche notizie e da lì in poi è partito tutta la cronaca. L'iter. Anche perché avete visto all'opera dei grandiosi professionisti, sono stati con noi un paio di settimane fa in Gradinata, quando abbiamo ospitato anche la nazionale del ciclismo paralimpico, e volontari della protezione civile, del soccorso alpino, tante persone che hanno lavorato Ma come infatti, assoluti volontari, sì.
che avete voluto ripagare in qualche modo. Infatti durante la manifestazione del 26 noi abbiamo voluto ospitare la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, cioè tutte le forze dell'ordine che sono state comunque gli eroi appunto della situazione, appunto del momento, in quanto comunque a Rigopiano loro hanno dato un contributo molto importante. Infatti abbiamo voluto ringraziarli, invitarli a questo evento, a questo memorial. Infatti per noi è stato anche un onore avere questa rappresentanza, che poi è stata anche a Sanremo. Infatti c'è stato questo ringraziamento anche a Sanremo, e anche noi abruzzesi volevamo comunque omaggiare anche loro direttamente in questa nostra performance, che non era paragonabile a Sanremo, però abbiamo tentato comunque di avvicinarci a un livello di musica alto. Beh, e voi avete fatto quello che amate fare di più, cioè mettere in scena uno spettacolo. Tu sei cantante lirico, lei è musicista, direttore di coro, quindi vi fa rigare per bene, credo. Beh sì, perché... E si sono unite tantissime persone in realtà, perché non contenti di avere degli amici, alcuni sono anche qui, c'è l'associazione Uptown sì. Sound di Atri, che salutiamo e ringraziamo, c'è anche il presidente. Infatti noi volevamo ringraziare Gilberto Cocciarficco, presidente dell'associazione Uptown Sound, che ci è stato vicino, ci ha aiutato ed è stato un'ottima spalla in questa collaborazione. Perché avete saputo e voluto pervicacemente, uso questa parola non a caso, radunare artisti. Ecco, facciamoli vedere alcuni di questi artisti che sono venuti a trovarvi al Teatro Comunale di Atri. Avete coinvolto anche me, e di questo sono stata onorata e felice. Grazie. Onorati che noi. È stata una serata fantastica, un po' lunghetta, ma ci siamo divertiti tanto. La Voce del Silenzio era un titolo emblematico, però ecco, c'era Annalisa Minetti, la stiamo vedendo sul maxi schermo, Serena Rossi, la voce di Frozen, dico per i più piccolini, e Andrea Bosca, che è un attore, qui lo vediamo nei Medici, ma attore di infatti nazionale, lui è stata Barbara la ciliegina, Cola, la sorpresa, in quanto all'inizio non aveva dato Luca Canonici, una piena conferma. Sì, sì. Sì, sì, ecco, si sono esibiti tutti, Piero Mazzocchetti, il nostro abruzzesissimo Piero, e poi anche Silvia Boreale, da Amici di qualche anno Simone fa. Simone Baroni, il ballerino di Amici. E poi diversi amici cantanti lirici, ecco Antonello Persico, sì, che è anche un medico tra l'altro. Rocco Ferri, che è un cantante triano, molto bravo. E ci sono stati... Michelangelo Brandimarte e Claudia Pantalone. Bravissimi anche sì, loro. E poi l'aspetto diciamo, lirico. Sì. Sì, sì, i lirici che sono il vostro pane quotidiano. Sì. Diciamo che la rappresentanza è stata grande, disparata, di tutti i generi possibili. Anche teatrale. Sì, perché sì, c'è stato un allestimento in sintesi di un'operetta di Franz Lehár, La Vedova Allegra, che è stata messa in scena da giovanissimi attori sì, sì, e attrici. Infatti qui abbiamo una rappresentante dell'operetta che si chiama Diletta Savini. Ciao Diletta. La ringrazio. Che in scena era un po' trasformata in realtà, sì, un po' vamp dei primi anni. Eravamo un po' tutti quanti trasformati dai costumi dell'epoca. E per noi è stato un grandissimo onore mettere in scena questa operetta, è stata una grandissima sfida anche perché il tempo a disposizione era veramente troppo poco, ma per fortuna siamo riusciti a, speriamo a dare il meglio che potevamo. E ecco qua. È stata una prima esperienza, perché da quello che un uccellino fischiettava dietro le quinte, potrebbe esserci qualcosa in arrivo per la primavera, visto che c'è tanta gente che è rimasta fuori, il teatro era gremito, avete venduto un sacco di biglietti per ottima causa ovviamente. No, a noi è fatto piacere infatti questa cosa, perché vuol dire che c'è stata una risposta positiva da parte del pubblico di Atri, che comunque ha voluto partecipare e arricchire questa pièce, cioè questo insieme. Non a caso è città d'arte. Sì, infatti. E l'ha dimostrato pienamente, perché il pubblico è rimasto in teatro fino a tardi, sì, ogni artista è stato omaggiato sì, a dovere ovviamente, e diciamolo pure, non vediamo l'ora di ripeterlo, magari con qualche variante, con qualche sì, novità, sì, ecco sì, abbiamo visto anche la nostra damigella.
Valentina Mastrangelo, una soprano che ha vinto un sacco di concorsi, è stata anche alla Scala di Milano. Giovanissime voci, ecco, Piero che ha cantato che quella sera Amara Terra Mia, una scelta azzeccatissima. Sì, infatti. E tante persone. Questo è Stefano Monini, che è un pianista di Pescara, molto bravo. Sì, ancora Piero, Piero emozionatissimo, ma ci sono stati davvero tantissimi... artisti che hanno lavorato intensamente con grande passione, perché poi hanno saputo sposare il classico, il pop, il leggero, il jazz, c'era veramente di tutto e il pubblico questa duttilità l'ha molto gradita. Beh, il fatto che comunque fossero molto bene assortiti, e, diciamo, non sezione lirica, non tutto ben mescolato, ha dato la possibilità al pubblico di godere di ogni piccolo attimo. E penso che comunque ogni artista, non solo i ragazzi atriani, non solo chi faceva parte dell'organizzazione, era molto emozionato. Se ben mi ricordo, Barbara Cola era proprio assolutamente presa, ed è stata un'emozione grande. Anche per me, che ringrazio Finagù e i ragazzi di Atri, perché io non sono atriana, sono di Chieti, però vivo comunque l'entusiasmo di questi ragazzi in una maniera... È stato veramente bellissimo partecipare e infatti li ho ringraziati e non finirò mai di ringraziarli. Beh, tutti gli artisti sono stati felici. Volevo anche ringraziare infatti gli altri che sono tutti qui presenti, perché senza di loro, senza la collaborazione di ognuno di loro, non saremmo riusciti a creare questo memorial, questo evento che è dedicato ai protagonisti, che sono Cecilia, Sara e Claudio. E grazie a loro avete potuto raccogliere una cifra importante, perché il Comune ha concesso l'uso del teatro gratuitamente, gli artisti sono venuti senza chiedere compenso. Nessuno ha voluto nulla, infatti la cosa che ci ha colpito di più è stata proprio questo, l'amore e l'altruismo, la solidarietà, perché in un momento in cui l'Abruzzo, noi infatti un articolo l'abbiamo chiamato una scossa attraverso la musica, perché appunto l'Abruzzo è stato protagonista di varie scosse, di varie situazioni drammatiche, quindi loro hanno voluto contribuire in qualche modo a portare un sorriso attraverso la musica. E poi nel backstage, io ero lì, posso testimoniarlo, siamo divertiti molto. Serena Rossi è arrivata con il suo piccolo Diego di 3 mesi e mezzo, sì. È diventata una nursery il backstage, c'era la Minetti che faceva le coccole al bambino, un altro voleva cambiare il pannolino, cioè, c'era di tutto, veramente di tutto, un ambiente molto amici, vogliamo, amici di vecchia data, anche se molti si erano incontrati lì per la prima volta di fatto, e qualcun altro che non ha potuto venire ha garantito la presenza per un'eventuale data futura, quindi l'abbiamo già segnata la data ovviamente. E infatti noi non vi diamo anticipazioni, ma c'è di nuovo un bel cast. Sicuramente ci inventeremo magari un'altra operetta, chi può dirlo, quindi preparatevi voi, volontari del teatro. sì, tranquillo. Ci stanno minacciando. No, guarda, è una garanzia che ci si diverte molto. Se sono volontari tiriamo dentro anche loro, non c'è problema, anche qui nel gruppo di prova ci fate voi. E, naturalmente c'era qualcuno che non ha potuto essere lì, ma ha mandato un contributo video. Ci ha voluto video. Omaggiare, tra cui c'è J-Ax. Allora, Cecilia era molto legata a J-Ax, infatti il giorno dei funerali sono venuti tutti gli amici, il fan club di J-Ax, che ha voluto partecipare alle funzioni, e loro sono stati portavoci alla manager, la quale ha contattato J-Ax e ci ha promesso che farà un concerto quest'estate ad Atri, e in più lui ha voluto dedicare un saluto a noi, la voce del silenzio, i ragazzi della voce del silenzio, per proiettarlo durante il concerto che abbiamo fatto il 26. Credo che potremo vederlo il video, se la tecnologia ci assiste anche questa sera. Volevo ringraziare e mandare tutto il mio supporto ai ragazzi abruzzesi che stanno organizzando il concerto in memoria delle vittime del Rigopiano, dove tra l'altro c'era anche una mia grande seguace, Cecilia. Grazie mille ragazzi. Poi quest'estate lo incontreremo di persona. Sì. Non è stato l'unico video ad arrivare. C'è anche il video del vincitore di X Factor di 2 anni fa, Giosada.
il quale ci teneva ad essere presente ma per problemi tecnici non è potuto venire, e ci ha anche lui omaggiato con un video saluto. Buonasera a tutti. Allora, non molte parole per descrivere, insomma, l'avvenuto dello scorso 18 gennaio. Sono qui perché voglio essere vicino a Claudio, a Sara e a Cecilia, a tutte le vittime di quel tragico evento. E anche se non posso essere con voi stasera, volevo far sentire, ecco, la mia presenza anche da qui. Vi abbraccio tutti e spero passate una bella serata. A prestissimo. Vi abbraccio. Ciao. Quindi anche lui sarà nel gruppo. Sì, sì. In arrivo. Beh, le promesse le avete ricevute, belle e importanti, non possiamo anticipare nulla, ovviamente, anche per scaramanzia non si fa mai. E poi qualche sorpresa bisogna che ce la inventiamo. Intanto io vi ringrazio per essere venuti qui a raccontarci di quello che è stato. Piacere. E posso testimoniare che vale la pena di esserci. Anche lei, la conduttrice. Ecco, Finagù, io l'ho minacciato scherzando fino all'ultimo. Finagù, o mi dai del tu o non ti chiamo Finagù. Ci scappa anche la rete. Anche in diretta. Sì, anche live in teatro. Non ce la fa, non ci riesce. Volevamo ringraziarti perché grazie alla tua collaborazione siamo riusciti a fare grandissime cose. Facevo il grillo parlante. Ci hai veramente guidati, sei stata un'ottima maestra di palco, come sempre. Mi serve la frusta, allora ragazzi, il prossimo... Hai guidato anche noi due inesperti, però... Sì, sì. No, siete stati veramente bravi, emozionati, il giusto, perché eravate coinvolti a tutto tondo, c'erano anche le famiglie dei tre ragazzi, ovviamente, quindi non era affatto facile. Si sono emozionati tutti ed è una cosa che io vorrei potessero vivere in tanti, perché da un silenzio come quello può nascere molto altro, quindi credo che si potranno fare ancora grandissime cose. Grazie mille. Grazie a Finagù Manku, a Giulia Bascelli, a tutto il gruppo di supporto, all'associazione Uptown Sun, ad Maiora ovviamente. Io per ora vi lascio andare senza cantare per oggi, però mai dire mai, perché prepariamo il palco velocemente per una piccola trasformazione per accogliere il vincitore dell'edizione 2015-2016, la quinta edizione di Provaci. Lui è Riccardo Pomponio. Chiacchieriamo un attimino. Riccardo, arrivo da te. Riccardo Pomponio, cresciuto. Buonasera, buonasera. Cioè, vi pare la voce del 17enne questa? Questo è vedi, 17 anni però già rovinato, perché vabbè, e tu vieni giù senza sciarpa, chi ti fa freddo? No, a parte gli scherzi, benvenuto e grazie per essere tornato, perché qualche settimana fa era l'anno passato, 2016, sei venuto a trovarci per raccontarci della tua nuova via attoriale, autorale, che le canzoni che avevi in testa sono diventate canzoni vere. Eh sì, fortunatamente poi c'è qualcuno che ascolta, quindi no, io devo dirti una cosa, Maria Rita, questa sera sono qui, io sono contentissimo ovviamente di essere qui, ma non lo dico perché davvero anche tornare, anche se edizioni passate eravamo a Chiediscalo, l'altra sede. Negli studi di Rete 8, in teatro è diverso, è molto diverso, l'atmosfera è differente, ci si sente... A volte un po' spersi sul palco, però siccome a te il palco piace tanto, ma tanto, non riesci a farne a meno, ami il musical in maniera viscerale, questo lo dico per chi non ti conoscesse ancora, non hai saputo dire di no a un'iniziativa che state per portare in scena a Chieti. Che succede il 23 marzo? Finalmente, io ti ringrazio di averci ospitati e questa è una grandissima occasione anche per pubblicizzare. Purtroppo sono dovuto venire da solo. Da solo? Ma tu non hai ancora la patente? No, ma come da solo, Ricca? Da solo, e te pareva. Tutto il tempo a cercarti, Riccardo, ma hai fatto girare tutta l'Italia. Ma lo sai che vuol dire girare tutta l'Italia? No, aspetta. Scusa, ma tu lo conosci? Sì, ci conosciamo, Riccardo, grandi amici. Presentiamoci, lo conosco, ma che stai facendo? Ma come, dobbiamo parlare del progetto, ne dobbiamo parlare, per forza, la gente lo deve sapere, no? Ho capito, ma tu prima mi dici una cosa, sono venuto da solo, ma scusa, allora ci mettevamo d'accordo, scusa. Allora, Ricca, innanzitutto mi hai fatto girare tutta l'Italia, ma sapete che vuol dire girare tutta l'Italia? Sì, la tutta gente l'Italia. Che mi parla strano, gli accenti, i dialetti, ma sapete quanti sono i dialetti in Italia? I dialetti sono tantissimi, non cambiano soltanto da regione a regione, da città a città, da paese a paese, e in Italia i paesi sono tantissimi, parlano tutti dai suoni cutulari, quelli del nord, quelli che parlano tutti così, con l'eco che quando la voce va male si schiaccia, che
se che è pianura padana, vuoi che se che, vuoi che fa la buona, che fa la michetta, uè, allora te cosa fai, uè, il pesto la genovese, il saldo ben teso che te, la zanduia, buona che sei la zanduia, sai, bunde qua e bunde là, una camicia sonle zon, e bunde vera snappa e vera, che si è mangiato le cose straordinarie, il tortellino, col brodin, con la mortadella, te cosa mangi, te, a Livorno, Livorno fiore, la mia cagnetta ha fatto 7 cagnolini, maremma, buhaiola, con la horta, horta, coda, con la horta, horta, e si sta dando fregni, sta dando garbato, si davvero, si fai così, tu, davvero a un certo punto arrivesse con lo, per la madosca, stava mia franca di coppetta, così, 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 ha portato lo prosciutto, e che ci facciamo, ce le mangiamo, e che ci facciamo, e come stia, stinga, stanga, come stinga, stinga, sempre stanga, stinga, oh, ma che serdi, ma che todo, da di, che todo, da da, ci fanno due spaghi alla matriciana, che è morta su, a burino, a coatto, è indeficiente, ehi, ma che sta dicendo, a qua facciamo la ricetta, mamma, che hanno coppina, uio, crudo, una caporca, una verdura, una cucchiacca, cannellata, e ballare cannata, bocca zezza, capatella, fresca, cafriarella, un sendrillo, coprella, una ricotta, con fedella, un caffè, con rettaggino, tutto in mano, ci facciamo, e se ne piace, con su meno occhi, appangavo, pure, dai, dai, Giacomo, dai, che andiamo in Puglia, in Puglia, dai, già, senza macina, mani, senza ne macina, ma ci dice, Giacomo, dai, che andiamo a mangiare le orecchiette con le cimitirà, Giacomo, dai, andiamo in Calabria, con fiatone, con calabrese, con andoia, con sfiato, per va a Palermo. Chiano chiano, a Palermo, tu sai che sogno tu, non sai, io sogno un boss, brutto. Vieni a capo, che cazzo strappi che arriva, a... ah io, che andiamo in Sardegna, andiamo, che i sardi parlano tutti un po' così. Mentre Sordi parlava così, ta 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 ta, viva l'Italia! Giacomo Rasetti, grazie. Irruzione, la tua professione. Scusate, scusate, purtroppo magari la gente ha pensato questo è matto, che sta a fare? Purtroppo sì, siamo io, così. Io soprattutto, però siamo così. Se siamo lavori bene. Con a parte gli scherzi. Sì. Giovanissimi entrambi, lui un po' meno giovane di te, va 21 detto. Anni è un'età ormai, ormai sono anziano. Però un paio d'anni fa avevi meno di 20 anni quando sei stato insignito di un titolo importante per gli attori a livello regionale per il teatro amatoriale dialettale. È stato come dire, votato come il miglior attore giovane, perché avevi un triplo ruolo, eri in scena con, nella stessa commedia, per forza di cose, diverse. Sì, è un premio di cui vado molto fiero e ti ringrazio di averlo ricordato questa sera, grazie. Beh, comunque anzi, le carte ci sono tutte. Ti ringrazio. Anche la voglia di essere in scena anche, ma condividerete anche il palco il 23 marzo a Chieti? Assolutamente sì. E che combinerete lì a Chieti? Che succede? Basta venirla a vedere per saperlo questo. Ah, è misterioso lui. Però dai, attiriamogli un po', no, il titolo dello spettacolo. In realtà non sa cosa succede, ecco, quindi se... ecco, sì. Lo dico io. Allora, nome dello spettacolo, titolo dello spettacolo, cosa? Spettacolo? Concerto? Allora, parola fondamentale, beneficenza. Beneficenza, okay. Allora, il primo movente cause. È questo qua. Il secondo è il primo movente è la beneficenza e noi ragazzi ci siamo vicini. Il secondo movente, purtroppo, negli ultimi tempi, col caso della riapertura delle scuole, i nostri coetanei magari hanno fatto un uso improprio dei social network, sfoggiando in una maleducazione che ha veramente persuaso tutta l'attenzione delle persone un po' più adulte. Sono usciti dei titoli di giornale con su scritto ragazzi di Chieti immersi nella maleducazione e noi siamo qui appunto per dimostrare il contrario, che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. E noi dimostreremo che ci sono persone pronte a fare musica, che studiano la musica e suoneremo anche, abbiamo questa possibilità, stiamo provando, non è facile, anche suoneremo, porteremo l'orchestra dal vivo. Sì, sì. Quindi questa è una cosa bellissima. Però, ah già, di tu, ecco a chi, che io poi dimentico le cose, beneficenza. Comincia la beneficenza. Però è giusto dire a chi. Allora, a chi? Il ricavato inizialmente doveva essere per Amatrice, questo spettacolo si doveva chiamare Ama l'arte, ama la musica, Amatrice. Poi, siccome sono stati bloccati, diciamo, i fondi, perché era in surplus la situazione di donazioni, siamo arrivati a donare tutto il ricavato della serata ai bambini di Isola del Gran Sasso. Spesso la gente si domanda che stanno in condizioni anche loro. Sì, i paesi di montagna del Teramano sono veramente La scuola purtroppo è stata chiusa e di conseguenza c'è bisogno di queste donazioni. Noi siamo pronti, ci siamo fatti avanti per questa iniziativa che noi ci esibiamo per un motivo nobile e Con queste donazioni magari la gente spesso si domanda chissà dove vanno a finire questi soldi. No, noi compreremo
un qualcosa che sia utile, certo, a questi bambini anche a livello scolastico, non so, adesso bisogna ancora valutarlo, però potrebbe essere un proiettore, un qualcosa che Ma possa servire per la palestra. Ci sono quegli insegnanti e dirigenti che vi daranno indicazioni, esatto, a norma di legge, per cui farete un buon lavoro sicuramente. Poi volevo dire, ecco, aggiungere... Il titolo è cambiato. Rispetto a quello che conoscevo, sì, io. Sì, il titolo si chiama L'amore che ci unisce e adesso Riccardo ci spiegherà il perché l'amore che l'amore ci unisce. Ma non è difficile spiegare il perché, ecco. Ecco, tutto è nato anche perché presentai questa canzone che scrissi appunto appena saputa questa iniziativa. L'hai buttata giù. Sì, l'ho buttata giù questa canzone e con il testo, insomma... L'amore che ci unisce. Ho detto già, l'amore, cioè una parola semplicissima. Però. E lui che è molto sofisticato, vedete che nome adesso non te li dico, rigenerazione, cioè cose apprezzabili. Però alla fine siamo andati sul semplice, anche perché... Più di pancia. Abbiamo deciso di inserire questa canzone, mi sono appunto permesso di scrivere e poi di presentare a Giacomo, che è appunto l'amore che ci unisce. La possiamo sentire? C'è un arrangiamento, sì, pronto? C'è un arrangiamento, una piccola base, insomma, orecchiabile, siamo... dai. Orecchiabile, sì, ci accontentiamo perché è un'anteprima rispetto allo spettacolo del 23 marzo a Chieti, L'amore che ci unisce. Teatro Super Cinema. Bravo. Orario? Ore 20 e 30. 20 e 30, 20 e 30, dai, quindi orario. Quindi per i biglietti contattateli sui Facebook, sui social network vari. Sì, esatto, ovviamente è una cosa fondamentale, facile. Quindi contate che stiamo facendo beneficenza. Siate generosi. Sì, anche a livello di acquisto, il biglietto ha dei prezzi minimi che potete appunto trovare contattandoci. Appunto, poi faremo in modo che accada. Ora problema. Voglio sentire la canzone. Sì. Tu fai il corista? Assolutamente già, no. Ma tu rimani qui però. Ma certo, noi ci accomodiamo. Che lo mimi, cosa fai? Sì, no, io... Allora, io faccio una cosa, guarda, do l'ok a Massimo che non vi conosce ancora, io so di cosa è capace sul palco, gli lasci un palco, lo ritrovi tre giorni dopo, è ancora là, tranquillo, e la gente sta ancora a sentire perché c'è la passione per la vita di palco. Pronti? Certo. La base parte, Riccardo Pomponio, Giacomo Rasetti. No, io non... No, mica... No, mica... Vai, vai, come no. Povera. Si mette comodo, si mette in libertà, sì, a casa sua ormai. Vai. Prego, prego. Pagine bianche, non ci si confessa più. Deboli ombre, è una candela nascosta dentro noi. Leggervi il cuore, è qui il mio mestiere. Scrivere queste difficoltà. Fratello mio, un funerale ogni giorno. Piangi la vita, la fortuna di aver ridotto a nulla perché scelto di amare. Piangimi addosso perché vergognarti. Colpa del sesso, non si è fatto aspettare. Il cielo grida la tua voce, non mi è successo mai, l'amore graffia ed io accanto a te, spero resterai. Il cielo grida la tua voce, non mi è successo mai, l'amore graffia ed io accanto a te. Poi che ho
promesso il mio sorriso. Da soli l'emozione non resiste a questo amore. Non mi è successo mai l'amore graffia ed io accanto a te spero resterai. Il cielo grida la tua voce. Non mi è successo mai l'amore graffia ed io accanto a te spero resterai. Riccardo Pomponio, che cresce, cresce, il ragazzo cresce, Giacomo cresce. Sì, cresce, anche sì, bruscamente. Vabbè, dai. È un'età particolare, ma la sua grande passione per il musical, per il palco in generale, lo porta sicuramente a migliorarsi ogni volta. Certamente. Ricordiamo l'appuntamento 23 marzo, ore 20:30, Super Cinema di Chieti. Esatto. Assolutamente, poi stiamo cercando, perché diciamolo, dai, se posso permettermi, anche per chi ci ascolta, magari qualcuno che ha un'attività, ricordiamoci sempre sulla base della beneficenza, stiamo cercando sponsor. Dei piccoli sponsor, sì, sì. Che, vedi questa parola, perché una cosa dobbiamo ricordarla, ecco, Giacomo non voleva ricordarlo, però già io lo devo dire stasera. Che devi dire? È noccia, andiamo in galera io adesso, stasera. No, purtroppo. Una cosa dobbiamo dirla, cioè? Ma è una stupidaggine, è una cosa stupida. Realizzare... uno spettacolo a Chieti non è semplice, è tosto, ce ne vogliono. Quindi io ho 17 anni, tu quant'è che c'avevi, non ricordo? 21 dichiara. 21. E siamo tutti ragazzi di questa età, ci stiamo unendo e stiamo cercando di provare a fare qualcosa, però non è semplice, perché anche quando c'è la beneficenza, scusate, non prendetela come critica, a volte bisognerebbe usare un po' più di cuore, un po' più di animo, cercare di capire quali sono le situazioni. Ecco, a volte alcune persone non si rispecchiano in questo e non sono concorde nel seguire dei giovani artisti che cercano di realizzare qualcosa nel bene o nel male, quindi cambiate idea. Questo sicuramente ti fa tanto di rispetto. Il fatto è che, tra virgolette, ha ragione, perché anche non volendolo, la burocrazia, le istituzioni, sono comunque un ostacolo, plausibile, ma comunque un ostacolo. Sono una difficoltà in più, mettiamola però così. Questo magari a volte fa in modo che noi giovani siamo ricchi di idee, siamo la forza, siamo l'energia. Però noi non vogliamo che queste idee volino all'estero, quindi magari... Teniamole anche a Chieti, esatto, e dintorni. Esatto. Intanto grazie per essere venuti. Ma grazie a te. Ringraziamo te. Grazie a te. E speriamo riesca tutto per il meglio. Io, ecco, credo di sì, sono ottimista. Ovviamente tu sei invitata, sei la prima. Non parte lo spettacolo se non parte senza la Piersanti, non parte lo spettacolo. Sì, tutto colpa mia, va bene. Okay. Grazie per l'invito, ovviamente, per grazie, la fiducia. Farete un ottimo lavoro. Sì, la giacca c'è, guardaroba. Grazie Giacomo. Riccardo, bello lui. Era la mascotte del gruppo 2 anni fa e poi ha vinto, capito? Grazie a voi, con l'applauso dei nostri amici. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Torniamo di là perché lo spettacolo continua. Io ho ancora
due momenti da condividere prima di andare ai saluti con un'altra canzone, prima di salutarci ovviamente. E vedo pronto un musicista dietro le quinte, quindi la performance. Daniele Valentini ci ha promesso una delle sue oneste fiabe. Slitta di qualche minuto? Va bene così? Perfetto. Visto che è pronto e caldo il chitarrista, andiamo subito con la sua performance. È tornato a trovarci dopo essere stato con noi in alcune tappe la scorsa estate con il Rete 8 Tour Village. Lui vive al momento negli Stati Uniti da 15 anni, 20 anni più o meno, non mi ricordo più quanto. Parla non so quante lingue perché nella sua lunga carriera ha esplorato molti mondi musicali e ha iniziato, quando la televisione era ancora in bianco e nero in Italia, con un gruppo che in molti ricorderanno, i Romance. Lui ha conservato l'anima dei Romance, ma per noi è semplicemente Tony. Tony Coclite, che si prepara per il suo momento di spettacolo una canzone che viene dal passato e una canzone più recente. Benvenuto. Caro amore mio, ascoltami. Quanta nostalgia nella voce mia. Tu mi manchi tanto, sai bene il perché. Cara, sembro un altro uomo solo senza te. Io vivo perché so che tornerai. Che tristezza provo, il tempo non passa mai. Le nostre mani non cercano più. In una stanza buia la felicità tornerai. Tornerai qui da me. Forse tu cammini già verso di me. Tu sei lontana, ma io sento che oramai lasceresti dietro te tutto quello che non cerchi più. Caro amore mio, ricordati quanta tenerezza e quanta poesia. Ogni momento io mi accorgo che ormai questa vita non è vita, anche se so che tornerai, tornerai qui da me. Forse tu cammini già verso di me. Lasceresti dietro te tutto quello che non cerchi più. Tornerai qui da me. Forse tu cammini già verso di me. Tu sei lontana, ma io sento che oramai lasceresti dietro te. Cerchi più. Tony Coclite, ma di che anno è questa canzone? Ricordamelo. 1973. Chi se la ricordava? C'era Anna Rosa che la cantava dietro le quinte. No, 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 sono le mani, ci sono le mani alzate. L'avete ballata, vero? Cheek to cheek, lo sapevo io. Però queste canzoni tu le hai portate in giro per il mondo?
perché hai lasciato l'Italia per motivi artistici, di curiosità. Lui è un viaggiatore nato. Sono stato un po' in giro per il mondo, adesso sono in America da 14 anni perché ho sposato una bellissima italoamericana e quindi l'amore mi ha portato di là, anche se di là non mi piace. Vuoi tornare qua? Sicuramente. Nonostante tutto? Nonostante tutto. Viva l'Italia. Sotto Monturi, non è nato a Montorio al Vomano, provincia di Teramo, e vuole tornare a casa. Però in questi tanti anni, oltre al repertorio internazionale che hai portato in giro, oltre alle tue canzoni, hai anche fatto nascere canzoni nuove. Beh, io continuo a scrivere in una maniera, anzi, mai come da quando ho incontrato mia moglie, ho continuato a scrivere. E vuol dire che è stato un ottimo incontro. Sicuramente, perché se posso permettermi di dirlo, è in uscita un CD completamente dedicato a lei con 12 canzoni inedite, perché ho detto continuo a scrivere almeno 50-60 canzoni nuove, quindi 12 le ho dedicate espressamente a lei, che fanno parte di questo CD praticamente, quindi spero di poterlo mettere prima o poi in vendita su internet, perché oggi le case discografiche, fatti i soldi con noi negli anni 60, 70, 80, hanno tirato i remi in barca. E quindi chi si è visto, i loro soldini li hanno fatti. Ora è tutto e noi diverso. Ci hanno lasciato, non a piedi, di più. Ci hanno lasciato, diciamo pure, in braghe di tela, per essere eleganti. Volevo dire mutande, però. È la stessa cosa, siamo lì. Quando sei venuto lo scorso anno ospite in prova, ci abbiamo anche mostrato dei video d'epoca, si trovano su Techerai, tutti in bianco e nero, c'è un giovanissimo Christian De Sica che fa il conduttore televisivo, magro come un chiodo, c'eravate voi con le vostre chitarrine, i capelli anni 60 precisi, poi da lì sei cambiato anche musicalmente. La prossima canzone che ci fai ascoltare è una canzone... La prossima canzone che si chiama... Della tua nuova vita. Esatto, della mia nuova vita, dedicata a mia moglie chiaramente. Il titolo è Lei è bella, ma, che è un titolo che può ingannare sentendolo così, invece è una cosa secondo me molto bella, molto positiva, perché parla delle sicurezze in genere che le donne hanno, e quindi in questo caso mia moglie è una di quei prototipi delle donne che sono... Ah, però. Che sono insicure nella loro vita, no? E quindi io con questo titolo che può sembrare Lei è bella, ma invece c'è molto altro. È un inno a lei. Onore al merito, cara signora Coclite. Ascoltiamo la canzone. Lei Grazie. È bella, ma. Grazie Massimo. Rosa rossa, rossa come il suo sangue, rossa come un tramonto, che rossa è il mare. Rosa rossa, che ti dona il suo cuore, che ti dona la vita, ma può pungerti e farti male. Giglio bianco, bianco come un lenzuolo, bianco come un ghiacciaio, bianco di un'estate. Cigno bianco, in un lago di cigni, sempre pronti a imbrattarsi con il nero della disonestà. Lei è una fragile farfalla, ma è roccia millenaria, dentro e fuori da tempeste che avrebbero affogato il mondo intero. Lei è bella ma lei, solo lei non lo sa, che è bella come il sole quando spunta all'orizzonte. Lei è bella ma lei, solo lei non lo sa, che è bella come un fascio di luna che argenta il mare. Il suo sorriso le intenerisce.
ieri, da una vita a sfogliarsi, poi su bella non bella, mentre il tempo vola. Margherita, coi suoi mamma non mamma, da quando era bambino, e bambino ormai non lo è più. Lei è un po' meno fragile farfalla, sempre più roccia millenaria, cerca risposte a quei dubbi che le affollano la mente e le angosciano l'anima. Lei è bella ma lei, solo lei non lo sa, che è bella come il sole quando affonda in fondo al mare. Lei è bella ma lei, solo lei non lo sa, che è bella come il mare quando inghiotte una luna piena. Lei è bella ma lei, lei ancora non sa che il suo sorriso le intenerisce il cuore e l'anima. Questa è lei. Grazie. Complimenti alla signora che ha ispirato tutto questo, Tony. Io so che hai degli impegni qui in Italia, poi tornerai negli Stati Uniti e poi in estate probabilmente sarai di nuovo qua. Sì. Quindi magari ci rivedremo in giro con il tour. L'intenzione è quella. Con qualche novità. Okay. Sicuramente anche a livello discografico. Grazie per l'invito. Ma grazie a te, grazie sempre per averci bravissima. Regalato. Complimenti, sei cresciuta molto anche tu. Anche di età, devo dire. No, non pensare all'età, pensa a quello che stai facendo. No, lui parla facile perché è sulla breccia da non so quanti anni. Questo è un ragazzino Ho cominciato questo lavoro nel 66 a Milano. Ecco, hai capito? E sono ancora qua. Ecco, dillo a quelli alla che vengono fuori dai talent adesso, tra 50 anni dove saranno. Prova a ipotizzare. Ma è guarda, un'epoca che non tornerà. Avete avuto una gran fortuna perché avete potuto vivere il contatto reale col pubblico e non c'erano magari i contratti milionari all'epoca. No, però, in Italia magari no. Ma dopo però, un'altra cosa, guarda, oggi sinceramente sento dei ragazzi molto bravi, sento, c'è molta più preparazione. Tu pensi che io non solo devo stare solo su pentagramma? Lui è un autodidatta e modo ho scritto suo. 200 canzoni, quindi registrate e continuo a scrivere, quindi. Però io ho cominciato facendo la gavetta. Ma erano altri tempi. Prima di Voglia di Mare, nel 72, mi sono sciroppato 6 anni di nightclub, tutte le sere, non tutte no, lì le c'era sere, il turno. Per 6 anni di seguito, tutte le sere, dalle 10 alle 4, ecco. E il sabato dalle 10 alle 5. Ovviamente. E questa è stata una scuola eccezionale, secondo me. Oggi secondo me questo manca, e se tu pensi che quando ho cominciato il lavoro io c'erano 10.000 locali, oggi ce ne saranno 50. Dove andranno a lavorare questi ragazzi? Su internet, si fanno i selfie veramente, e spammano internet, diciamoci la verità, alla fine è questo. Che manca la cosa più importante, non ci sono più i locali. Ma ci mancano tante altre cose, Tony. Cioè, noi potremmo fare un programma di 6 ore solo per parlare di quello che ci manca ora. Ed è una cosa vera. Quindi ribadisco, siete stati fortunatissimi voi in quell'epoca e i ragazzi di oggi hanno molte più difficoltà da affrontare, totalmente diverse. Perché erano i primi fermenti, no? Anni 60, i gruppi che nascevano. Oggi è dura, la vero? Molto, molto, molto dura. Io ti ringrazio. Auguri a tutti ragazzi. Sono non mi voglio scoraggiare, ci mancherebbe, però vivendo da 14 anni in America e anche di là, che anche di là fanno fatica, ci sono fior di musicisti, credetemi, che spesso sono costretti a cambiare mestiere, che è tutto detto, insomma. Quindi figuriamoci qui che siamo diventati una colonia americana, con tutti i pro e con molti contro. Vabbè. Polemico. No, non sono polemico, no. Va bene no. Così. Penso che sia giusto dire le cose come stanno, secondo me. Poi chiaramente ognuno ha la sua idea e la sua, però insomma. Noi ti aspettiamo quest'estate qui in Italia. Grazie, non ti faccio perdere più tempo. No, io sono qui mi riprendo le mie
i miei testi. E mi prendo il leggio. Grazie ancora. Grazie a Tony Coclite, i Romans. Bello vedere i signori che cantavano e ballavano lì dietro. Dunque, a questo punto rimettiamo in ordine il palco per una piccola performance prima di andare alla premiazione, che i concorrenti sono impazienti, lo sappiamo, da questo pulpito mi sento un po' insolita, inusuale, però magari potrebbe servire a un amico e a un collega che ha portato una delle sue oneste fiabe. Daniele Valentini l'ho presentato più volte come un autore, disegnatore, l'avete già conosciuto, tutti i concorrenti hanno portato a casa come regalo nella fase eliminatoria una sua caricatura e questa è una piccola opera d'arte, in realtà perché lui nella vita ne ha realizzate tante. Tra queste grandi opere, questa fu notata anche da Mamma Rai all'epoca, ottenne dei riconoscimenti tra le nuove proposte artistiche, ma di questo magari se vorrà ci parlerà lui. Le Oneste Fiabe della Vita parlano dei mestieri, mestieri che lui ha disegnato, narrato in rima, i disegni e i testi sono suoi, li vedremo insieme questi disegni, questi testi, perché Daniele Valentini ha scelto di raccontarci la favola dell'imprenditore, giusto? Daniele Valentini. La novella orvi racconto del signor Rino Cerone, industriale di Bitonto con l'azienda in settentrione. Ha un grandissimo edificio con 80 dipendenti per produrre dentifricio che pulisce bene i denti. Questa pasta, che è smerciata con un marchio ormai famoso, nel pianeta è la più usata e lui ne va molto orgoglioso. Se tu vai da un negoziante non ne trovi un tipo solo, antitartaro, sbiancante, alla fragola o al mentone. Or l'azienda si è assestata su guadagnare tanti zeri. Anche in borsa è ben quotata e gli azionisti ne sono fieri. Ma pian piano, lentamente, qualche cosa sta mutando. C'è la crisi e molta gente sempre meno sta comprando. La maggiore concorrenza rende saturo il mercato e diventa un'emergenza il calar del fatturato. Ci si aggiunge l'euro forte, fa calare l'esportazione, or le cose vanno storte anche fuori dalla nazione. Nel frattempo, ad aumentare sono stipendi e contributi, Rino inizia a ipotecare i suoi beni per gli aiuti. Vende yacht, poteri, case, guadagnate in tanti anni, la sua azienda è in una fase che procura solo danni. Ma sua moglie, abituata a una vita più sfarzosa, senza soldi un po' irritata, più non vuol essere sua sposa. Con il figlio lei trasloca senza tanti complimenti, la separazione invoca imponendo gli alimenti. Anche la sua segretaria, che oltretutto era sua amante, si licenzia, cambia aria e lo molla in un istante. Ora l'ingegner Cerone siede triste nel suo ufficio, perso il sonno e la ragione, vive ormai nell'edificio. Tranquillizza i dipendenti, sindacati ed azionisti, ma ha bloccato i pagamenti, soldi più non si sono visti. Gli operai sono preoccupati, ma non sanno come fare, coi salari congelati or non sanno come campare. Ma al contempo è di nascosto Rino assume in busta paga consulenti ad alto costo, portaborse e anche una maga. Strategia devo cambiare, dice Rino ai nuovi assunti. Aiutatemi a trovare nuove idee o nuovi spunti. Tutti insieme in poco tempo creano un piano di rilancio che intervenga nel frattempo a sanare un po' il bilancio. Per dar corso a nuove eventi vengono chiuse ben due sedi, 35 dipendenti licenziati su due piedi. Ma contemporaneamente poi si dice agli azionisti che un futuro dirompente renderà tutti ottimisti. Per dar conto alla menzogna, stampano dei falsi contratti per provare senza vergogna fatturati, ahimè, mai fatti. False vendite in Turchia, negli USA, in Meridione, e le azioni, mamma mia, crescono tanto in proporzione. Forte del falso in bilancio, Rino ne approfitta anche. Con la scusa del rilancio chiede prestiti alle banche. Tra gli inchini e i sorrisi,
soldi va ad accumulare e nei fiscali paradisi lui li fa poi emigrare. E per dare l'impressione che la fabbrica è in ripresa, la Ferrari a iniezione lui si compra ed è una spesa. Ma la frottola ormai è stenta, le bugie hanno gambe corte, bancarotta fraudolenta, la finanza è alle porte. La struttura ormai creata è un castello, ma di carte. Basta solo una folata e di colpo tutto parte. È una falsificazione questa, in atti di bilancio. Qui si rischia la prigione e mangiar per già per anni il raggio. Rino chiede ai consulenti di provare a rallentare il controllo degli agenti invitandoli ad oziare. Per aver presto un condono e per non andare in cella, a un politico dà in dono una pingue bustarella. Ma un giornale fa trapelare la notizia appena occorsa. Questo tanto controllare fa crollare l'azienda in borsa. Gli azionisti disperati vanno tutti in fallimento e sono tutti allineati per il commissariamento. L'ingegnere molla tutto prima del rinvio a giudizio e lasciandoli di stucco parte per un nuovo inizio. Col suo aereo va in Brasile, poi si perde ogni sua traccia. Come un ago in un fienile, più nessuno può dargli caccia. Ora vive da turista, con i soldi trafugati, la Mercedes con l'autista e uno yacht da Emirati. Ma non può più rivarcare i confini dello Stato, lo potrebbero arrestare, solo per questo è un po' adombrato. Ma sarebbe un vero spreco riservargli compassione. Lui costrinse in modo bieco tutti in cassa integrazione. Sono 80 le famiglie che faticano a campare. Devon lor con figli e figlie alla Caritas mangiare. Con le banche creditrici che si sfogano sui clienti, finiranno i dentifrici. Rimarranno sporchi i denti. Grazie. Daniele Valentini, un linguaggio semplice che arriva facilmente ai ragazzi, ma che ha quella vena dolce e amara, che poi sono i credits, tutti i collaboratori, perché in teatro lo spettacolo dura un paio d'ore, sono tante fiabe, sì, per tanti mestieri diversi. Ci auguriamo di rivederlo in scena, sì, perché manca da un po'. Sì, a marzo saremo su un localino di Chieti, mm-hmm, non è molto spazioso, il Belelà si mm-hmm chiama, dobbiamo ancora scegliere la data, però sarà a marzo sicuramente. Lo comunicheremo sicuramente anche attraverso i nostri social. Senz'altro, va bene. Grazie a te Daniele. Grazie per tutto il lavoro che hai fatto con grazie noi e per noi. Daniele Valentini, io sposto questo per il momento, perché ci avviciniamo a una fase attesa, la chiusura, la conclusione. Io ho dato una sbirciata a una cartella e invito intanto i concorrenti ad avvicinarsi qui sul palco, perché loro sono impazienti. Li facciamo schierare in ordine di esibizione, quindi Giacinto Ceroni, Luisa Berardi, Andromeda Imperiale e la nostra ripescata dal Tagliando sul magazine La Dolce Vita, che è Emanuela Diodoro. Tutti voi avete dei regali che vi aspettano e sono già pronti. Mi occorre un collaboratore nascosto dietro le quinte perché io non riesco a dividermi, purtroppo non ce la faccio, più forte di me. Voi vi portate a casa tutti i regali dai nostri sponsor che sono lì ben visibili. C'è anche un omaggio che arriva direttamente dal nostro partner principale di quest'anno, che è Conad, che ha realizzato il cartaceo del programma televisivo Chef in Cucina. Vi piace mangiare? Vi piace cucinare? Ecco, qui ci sono ricette fotografate, descritte con grandi chef che le hanno ideate, ce n'è per tutti i gusti, per i celiaci, per gli sportivi, per i golosi, per chi non mangia zucchero, per chi non mangia sale, per tutti. Quindi potete divertirvi e sbizzarrire. Abbiamo la fortuna, grazie alla curatrice Jennifer Di Vincenzo, che ringrazio, di aver potuto avvicinare bene il pubblico a quello che è un programma televisivo che può diventare davvero qualcosa di speciale. La giuria mi ha consegnato una cartella piena di fogli che sono ovviamente consultabili, io l'ho visti 2 minuti fa e devo dire che non è stato affatto facile.
Per niente, perché siete diversi, siete stati molto bravi, avete emozionato davvero tanto. Io ringrazio ovviamente tutti i giurati che hanno lavorato con noi, che si sono messi in gioco loro stessi. Il vincitore o la vincitrice che quest'anno porterà la corona virtuale è una lei. Luisa Berardi. Doppia sorpresa. Ma io ho tutte le cartelle, ragazzi, avete avuto delle reazioni emozionali sui giurati impressionanti, tutti. Quindi complimenti a voi, questo ovviamente è trasparente come sempre, lì possiamo vedere tutto quello che volete, però ci ha sempre avuto questa volontà, la trasparenza assoluta, perché la passione e l'emozione passano attraverso tanti, tanti, tanti diversi livelli. Io vorrei anche riuscire a fare una foto con tutti voi tra un minuto, se volete, perché così riusciamo a conoscerci meglio e poi tutti sarete coinvolti nel tour e tutti sarete parte del galà insieme anche ad altri concorrenti che vorranno raccontare in un percorso che sceglierete voi una parte della vostra vita artistica e non. Io vi ringrazio di cuore per aver reso speciale così tanto questa sesta edizione, grazie a tutti quelli che ci sono stati, ma la chiudiamo con una canzone, Anna Rosa, ce la possiamo fare? Sì che ce la possiamo fare, a voi piacciono le favole? Sì? Allora, mentre noi ci mettiamo a far foto, io ho una macchinetta pronta qui dietro, posso chiedere l'ausilio di Lorenzo Valeriani come fotografo? Mentre facciamo preparare la parte tecnica, così la canzone per salutarci c'è già, noi facciamo un passo avanti, ci mettiamo in luce, diversissimi e bellissimi, poi l'ho fatto anche con i giurati, quindi non scappate via. Lorenzo, la luce del palco è sufficiente per una foto? Credo di sì. Naturalmente poi la vincitrice avrà una intervista speciale, personale, sul magazine A Dolce Vita. Ma ci sarete comunque tutti citati e raccontati, perché i talenti della nostra terra, anche se le Marche sono cugine, io ho studiato nelle Marche, sono legatissima, lei viene dalla Calabria, quindi abbiamo tanti legami importanti. Ci siamo tutti? Cheese! L'hai aperta, sì? Pensieri e volontà, ho aperto gli occhi miei, so la verità, anche dal male può sbocciare.
Grazie Anna Rosa, che così possiamo chiudere in bellezza con la favola della Bella e la Bestia. Grazie a te. Un ciclo di provaci particolare ed emozionante per mille motivi, grazie alla parte tecnica che ci ha sempre seguito, grazie ai cameraman Valerio Quartapelle, Mario Giacchetta qui sul palco, Massimo Di Addezio alla parte fonica, Vincenzo Di Simone in regia, ma grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato a strada facendo, nonostante mille difficoltà e problemi, chi non ha mollato è sempre qualcuno che sta bene, spara con provaci. Ci vedremo con un galà e poi con l'estate e chissà, magari con una prossima edizione. Grazie a tutti e buonanotte. That is all.